Are you still looking at me? Why you still looking at me? Grazie, ben arrivati nel video, sono Gabbo Gamer, oggi andiamo a fare un nuovissimo video di recensione su questo prodotto. Direi di partire dall'unboxing, non l'ho aperto prima come potete vedere. Ed ecco qui, l'hub, è un hub USB, non l'ho detto prima. Qui ci sta 5 volt come alimentatore e poi l'entrata micro USB. Aspetta un secondo, lo tolgo dal suo involucro. Ecco qui. È pure carino con le porte USB là, che lo mettiamo qua adesso. Io ho comprato la versione con l'alimentatore Ull Power 5 volt a 2 ampere questo alimentatore, e andrà sarà attaccato lì. Poi qui c'è il cavo, sarà attaccato qui. Allora faccio una postazione velocemente e ritorno subito. Allora, bene ragazzi, sono ritornato e qui teniamo un programmino chiamato H2TestW e scriveremo 10 giga. 10 giga. E giustamente noi adesso teniamo l'alimentatore attaccato, come potete vedere funziona senza problemi. Zoomerò su questo, ossia la velocità di scrittura. Diciamo 28 megas, giustamente non è l'hub il problema, il computer, che non ha USB 3, giustamente, USB 2, perché tiene 12 anni questo computer. Lo voglio veramente cambiare. Però, in ogni caso, questo hub adesso sarà testato in un altro modo. Come potete vedere, lì c'è la lampadina dell'hard disk che scrive, è il mio hard disk esterno della Toshiba. E qui dovrei farmi attaccare delle cose tipo questa pennetta, ok, poi questa pennetta, ecco, quella di prima è stata riconosciuta, e non ho detto una cosa, dato che questo è un alimentatore a 2 ampere, come vi ho fatto vedere prima, oppure 2000 mAh, dovrebbe esserci scritto sopra, potrete anche caricare il vostro telefono velocemente con questo, senza problemi. Dovrei avere un telefono, qui dice, ma non ce l'ho. Quindi, adesso useremo l'ultima porta USB disponibile, questa qui che è piena di canzoni. Come potete vedere l'hard disk sta ancora scrivendo e la velocità non è diminuita, infatti sta solo aumentando. Poi qui tengo i miei programmi, queste cose, questi vecchi episodi della Pixelcraft che posso togliere. E qui ci stanno un botto di canzoni. Tutte le pennette sono riconosciute e dato che mi sto copiando, adesso proveremo a copiare un'altra cosa allo stesso tempo. Qui naturalmente scenderà un po' la velocità perché è un cavo, giustamente, non sono quattro. E l'alimentatore non c'entra niente, come vi ricordo, è sempre il computer che qui ci dà problemi. Però adesso se annullo questo, pian piano la velocità dovrebbe risalire. Prodotto molto bello, ve lo consiglio. E detto questo, iscrivetevi al canale. E questo l'ho usato per fare l'unboxing. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per magari non perdervi i futuri video. E mettete mi piace se il video vi è piaciuto, per supportare la serie delle recensioni, come la chiamo io. E detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Bella.